Io sono stato il suo portalettere per 31 anni e mezzo. Che ricordo ne ha? Una grande persona, una buona persona. Poi ho avuto un'occasione, ha fatto una presentazione di un libro qui a Tombolo. E mia figlia ha scritto un libro anche lei. E quel giorno là mi sono presentato davanti a lui e mi dà il suo libro. Signor Doris, è il libro di mia figlia. Bene, ha detto, gli ha fatto la dedica sul libro. Ha preso il libro di mia figlia e gli ha dato alla guardia, mettelo da parte che me lo devo leggere attentamente. È una brava persona perché pensava ai problemi di tutti, essenzialmente di quelli che avevano bisogno. Sono contento perché l'ho conosciuto personalmente, anche se non sto bene perché ho avuto problemi di salute in questo periodo qua, sono venuto volentieri a salutarlo. Come ricordata Ennio Doris? Non Doris, Ennio. Lo ricordiamo. Come dice? Ennio, per noi del Tombo è solo Ennio. Oh, bravo. Non è mai stato Ennio Doris per noi, è sempre stato Ennio. Sì, questo dice tutto, insomma. Come voleva farsi chiamare lui? Ennio, per Tombo è Ennio. Un problema ci andava da Ennio, andiamo da Ennio e lui risolve. Economico. Sì, tutto, sì, 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 tutto, e anche morale, e anche se avevi bisogno di una visita da un prospecialista, si prodigava per tutti. La sua passione per il bollito, quando veniva da noi nel tendone a mangiare il bollito, era un divertimento. Perché? A lui piaceva il musetto, il cotechino. E non vedeva l'ora che venisse la festa di Sant'Andrea proprio in questi giorni. L'avevamo anche invitato proprio in questi giorni e purtroppo siamo qui, ecco, per altri motivi. Era un uomo brillante che ha amato il suo territorio e ha amato il suo paese, perché lui ha voluto essere sepolto nel suo paese. E nella strada verso il cimitero di Tombolo, la discendenza di Ennio e Lina Doris cammina tenendosi per mano dietro al feretro del papà, suocero e nonno. Fuori dal camposanto c'è di nuovo Berlusconi a salutare per l'ultima volta il banchiere Ennio Doris. Per tutti qui a Tombolo, solo Ennio.